Cibo automatico usando i villager, ci pensa Sword. Questo è di cui avete bisogno: carote, semi di grano o patate, due composter, due chest, quattro hopper, blocchi di costruzione a piacimento, quattro Minecraft with hopper, due water, due di glowstone, due slab, due trapdoor, una rail e la fletching table. Iniziamo subito costruendo la struttura. Dobbiamo fare un 9x9, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non dobbiamo cominciarlo da qui, ma da qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. E lo fate uguale a di qua, lasciando sempre l'angolo. Qui lasciate uno spazio e lo fate uguale. Ok, perfetto. Deve venire esattamente così. Ok, fateli alti 2. Quindi aggiungete un blocco al muro. Perfetto. Ora spaccate il blocco centrale, che è questo qui. Prendete la slab e ci mettete l'acqua dentro, quindi piazzate la slab qui e cliccate shift tasto destro per mettere l'acqua sotto. E poi cominciate con la zappa a fare tutto. Vi conviene fare tasto destro, tasto destro, tasto destro, mettendo la carota o la patata nella seconda mano. E vedete, si farà molto più veloce, come vedete. Così dopo non dovete ripiantarli. Anche di qua la stessa identica cosa. Perfetto. Adesso sopra la slab piazzate il composter con sopra la glowstone. Così. Da tutte e due le parti. Ora andate al centro, spaccate questi due blocchi e piazzate la chest qui sotto, la chest doppia. Ora dobbiamo collegare gli hopper, quindi da qui sotto spaccate, piazzate l'hopper che... Oh, sta moto! Piazzate l'hopper che va dentro la chest e un altro hopper che si collega a quest'altro. E lo stesso di qua, così e così. Questi blocchi li potete ripiazzare. Ora prendete le rail con il minecart, piazzate la rail qui e il minecart sopra. Rail qui e il minecart sopra. Andate sotto, spaccate la rail, perfetto. Piazzate un blocco qui sopra, un blocco qui sopra. Piazzate di nuovo le rail, due hopper. Spaccate la rotaia e spaccate il blocco. Perfetto. E qui sopra ci piazzate la trapdoor, così. Qui sotto spaccate e ci mettete la fletching table. Qui se avete spaccato qualcosina, ripiazzatela. Chiudete per così e anche qui chiudete così, almeno il villager che dovrà entrare non scapperà. E qui avete la cesta per prendere le cose. Ora è tempo di portare i tre villager. Prendete i tre villager sempre da un villaggio con la barca. Ok, portando il villager qui, spaccate questi due blocchi e il villager andrà direttamente in automatico lì dentro perché prenderà lavoro. Voi chiudete ed il gioco è fatto. Fatelo da tutte e due le parti e con la stessa cosa portate il villager qui dentro, che tanto entrerà in automatico nel buco. Perfetto. Ora la farm è completata. Dovete dargli 8 stack di quello che avete piantato ai due villager, così la farm inizierà subito. Gli date 8 stack per uno, così avranno l'inventario pieno e ogni volta che prenderanno le carote qui le lanceranno a quest'altro villager ed entreranno dentro la chest, come vedete. Vedi? Le butta al bro, gli hopper li prendono e vanno nella chest. Per altre farm lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanellina, ci pensa Sword.